Innovazioni, ovvero un appuntamento oramai collaudato, dove imprenditori, divulgatori scientifici, visionari e testimonial d'eccezione si confrontano sui grandi temi dell'innovazione attraverso le voci di esperti di rilievo. Nel corso della 2 giorni anche gruppi di studenti universitari che si sfideranno in un contest. Ma parlare di innovazione vuol dire parlare di futuro e di crescita, come spiega Massimo Cesarino, presidente della sezione servizi innovativi Confindustria Medio Adriatico. Oggi per le aziende innovazione non è una scelta, innovo o no, è una scelta strategica, è una necessità strategica che porta avanti tutta una serie di presupposti. È un'emozione per noi perché oltre ad essere l'11ª edizione è la prima che coinvolge la Media Adriatico, quindi la grande Confindustria che coinvolge le 3 province di Abruzzesi, quindi Chieti, Pescara, Teramo, e in questo contesto oggi noi cerchiamo di dare il nostro contributo alle imprese, nostre associate, ma al territorio, portando avanti i valori dell'innovazione. E sul tema dell'innovazione come rispondono le imprese abruzzesi? Sono preparate? Devono studiare ancora, tra virgolette? Le imprese abruzzesi sono pronte a farlo, perché sono un tessuto dinamico che è fatto di diverse anime, di diverse identità, e all'interno di queste diverse anime, di diverse identità, riescono a trovare il giusto connubio guardando al locale, guardando all'Italia, guardando a tutto il contesto globale verso cui oggi le nostre imprese si rivolgono, guardano giustamente con interesse e sono guardate con interesse per la capacità che sono in grado di portare. Scendendo ancora di più nel concreto, abbiamo chiesto a un manager del colosso Amazon, Stefano La Rovere, abruzzese DOC, il significato di innovazione nella logistica. Innovazione, ad esempio, che ci aiuta a creare un mondo, un posto di lavoro sempre più sicuro e ergonomico. La logistica è un mondo tradizionalmente un po' faticoso, occorre spostare carichi pesanti. Ebbene, noi sviluppiamo nuove tecnologie che ci aiutano a eliminare queste attività ripetitive e consentire ai nostri dipendenti di riallocare le loro competenze su attività più sofisticate che solo l'uomo sa fare. Innovazione che ci aiuta a creare processi sempre più efficienti, così da ridurre i tempi di consegna. In Italia sono oltre 18.000 i dipendenti a tempo indeterminato, ma forse 2 numeri interessanti a livello europeo: negli scorsi 5 anni abbiamo investito oltre 700 milioni di euro per sviluppare oltre 1.000 nuove tecnologie, 1.000 robot che sono adesso in funzione in tutti i nostri centri di distribuzione.